Benzilla! 27, 28 e 29 luglio, qui alla Biblioteca di Saronno, Barbagianni e Spazio Anteprima presentano l'evento Benzilla! Ovvero un contest fra gruppi locali, abbiamo tantissimi gruppi, adesso ve li elencheremo, che si sfidano sul palco della biblioteca e i vincitori gareggeranno, anzi faranno da gruppo di apertura ai gruppi che ci sono sabato. Sì, che saranno i Lombroso, un due milanese assolutamente importante nella scena. Il leader dei Lombroso era il violinista degli After Hours, quindi ci sarà tanta carne al fuoco. Poi ci sarà Omid dei Verdena, che ha dato ai Verdena un po' più di classe, secondo me, e gli sportivi, che anche loro sanno suonare abbastanza bene. Sì, decisamente. Allora, adesso vi elenchiamo i gruppi che suonano in queste serate. Abbiamo giovedì gli Stato Brado, i Raccoon, gli 0039, i Morfeo Crolla, le Fate Sono Morte e gli Edera. E per venerdì invece? Abbiamo i Gugda, Chemical Scream, Just a Ride, The Comet, Elton Novara, Plankton, Dada Wave. Io, insomma, spero vincano gli Edera perché sono miei amici, anzi i miei fratelli maggiori. No, non può dire così il presentatore. Ah, non può dire? Vabbè, dai, mi posso schierare minimamente, dai. Io che non faccio parte della giuria ti farò per i Just a Ride. Perfetto, quindi va bene, ci siamo schierati entrambi e non se ne parla più. Comunque, ricordiamo che il progetto è organizzato appunto dalle due associazioni giovanili, il Barbagianni e lo Spazio Anteprima, ed è creato con la collaborazione dell'Informa Giovani di Saronno, della biblioteca e del progetto Biblionet. Come abbiamo scelto i gruppi? Ne parli tu? Ma in realtà ne parli tu. Beh, abbiamo fatto una selezione difficilissima per trovare i gruppi migliori da proporvi. Tutti i gruppi della zona, tutti i gruppi giovani, tutti i gruppi che hanno tanto, tanto, tanto da farci sentire. Beh, che altro dire? Allora ragazzi, secondo me sarebbe giusto venire almeno uno dei tre giorni, perché un festival musicale a Saronno di questi tempi può aiutare lo spirito, perché insomma è una piccola ancora di salvezza verso tutto ciò che ci circonda, che ultimamente non è poi così positivo, giusto? Beh, ma lasciamo perdere il negativismo per oggi. Allora, ricordatevi che qua abbiamo anche le salamelle e abbiamo anche i piatti vegani, quindi non avete scuse per mancare. E se stasera volete vedere la partita, venitevela a vedere qua con noi. Bene, ringraziamo. Grazie ragazzi, vi aspettiamo a Benzilla! Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a Benzilla. Siamo in compagnia della prima band che aprirà questo concorso, che insomma porterà poi per sabato sera, porterà il vincitore ad aprire a tre gruppi piuttosto bravi, direi: Lombroso, Omid dei Verdena e gli Sportivi. Saranno due giorni di contest, abbastanza direi muscolare, no? Voi siete pronti? Loro sono gli Stato Brado, loro sono emergenti, a differenza di quei tre ragazzotti che sono seduti lì, che sono un po' meno emergenti, però diciamolo un po' brutalmente, è un concorso di band emergenti, dai. Allora, Stato Brado di Caronno, voi cosa ci proponete stasera? Che genere fate più o meno? Rock, hard rock. Rock, hard rock, più sul pop rock. Allora ascoltiamo, così almeno ci facciamo un'idea più chiara. Allora, prima di iniziare vorrei ringraziare la Biblioteca di Saronno, l'Informa Giovani di Saronno e anche il Comune, che ci hanno dato la possibilità di fare questo evento. Vorrei salutare anche i giurati, Marco e Fabio e Gian Paolo della giuria popolare. Niente ragazzi, partiamo con gli Stato Brado e buon Benzilla a tutti. Scaldare i vostri cuori.
vado a osservarla, era troppo bella. Coltivava sempre quel bel giardino. Oggi però purtroppo quel giardino è appassito. Le rose sono grinze. The Garden of Desertion. Il giardino dell'abbandono.
immaginando una ricerca della felicità o di qualcosa che vuole pervadere il nostro animo fino a raggiungere uno scopo. Capirete dopo, pian piano, con le parole, cosa cercavo di dire. Thank you.
siamo qui con gli 0039, ragazzi! Ha segnato Malotelli, siamo tranquilli, dai, siamo in vantaggio, veniamo a sentire un po' di buona musica. Allora, due domande. Come mai tutto in acustico tipo i Kings of Convenience suonano un po'? Sì, tutto in acustico perché semplicemente non abbiamo trovato un batterista. Ah, okay, scherzo. No, in realtà è una scelta ponderata, abbiamo deciso di rimanere noi tre perché c'era la giusta alchimia tra noi tre, volevamo fare qualcosa di un po' diverso visto che abbiamo anche un gruppo rock. Ah, ok. E quindi manteniamo un profilo un po' più basso. Avete deciso di venire quindi in dimensione ridotta. Dimensione ridotta, sì. Per colpire i nostri giudici, salutiamoli, ce n'è solo uno in postazione. Ce n'è solo uno. Giudice Fabio, in postazione, prego. Grazie. Ragazzi, ma perché 0039? 0039 perché facciamo musica in italiano, trattando temi in italiano, 0039 è il prefisso perché parla in Italia dall'estero. Precisissimo. Proprio, siccome volevamo un nome semplice, breve, facile da ricordare, che non fosse pizza, spaghetti, mandolino, certo. Abbiamo detto, proviamo con 0039. Quindi tu sei il leader spirituale da quando, che scrive anche i testi. Ma così sì, leader è una parola grossa, cioè tutti e tre ognuno ci mette del suo e diciamo che ci dividiamo bene il lavoro. Tra tutti e tre. Bene ragazzi, quindi non ci resta che iniziare. Buon ascolto, 0039. Grazie. Ciao a tutti, noi siamo, come avete sentito, gli 0039. Il nostro primo pezzo di questa sera si intitola Acari. Crollano i moventi, crollano i monumenti, crolla anche la borsa e finalmente i governi. Che sia la volta buona per fare pulizia, anche gli acri hanno l'asma in questa polveriera, da sotto i tappeti strisciano le ombre e chi le nascondeva si ostina per la cera a una pattumiera. Leviamoci di torno tutto lo sporco che c'è qua, leviamoci addosso tutte le macchie d'omertà, leviamoci di torno la macchina del fango della società. Siamo tutti uguali, tutti criminali, con le unghie sporche come i vostri ideali. È questo che ci dicono per non fare pulizia, un'apologia della sporcizia. Da dentro gli armadi sbucano gli scheletri di un'era intera che volge verso sera senza più bandiera. Leviamoci di torno tutto lo sporco che c'è qua, leviamoci di dosso tutte le macchie d'omertà, leviamoci di torno la macchina del fango della società. Sia breve da pulire a pulire, e che il passo sia breve da pulire a pulire, pulire, pulire. Grazie mille. Facciamo una cover dell'orso. No, anche qua ci sono gli amici degli orsi. I porcioni. Sono loro due. Ce l'hai anche tu, ma il tuo è rimasto rinchiuso in castigo, poverino, perché non ha fatto il bravo. Prossimo pezzo si intitola Alla deriva. Per oggi in versione cambiata, visto che c'è qui una persona che non la vuole cantare. Non facciamo nomi, prego. Oggi ho chiesto a Balotelli, ai suoi terribili capelli, di farci almeno un gol. E l'ha fatto. Ho
Poi l'ho chiesto anche a Cassano, ho detto segna anche di mano, ma faccelo sto gol. Metto in pausa la vita per andare sul divano a vedere la partita della nostra nazionale. Poi mi chiama il qui presente al cellulare e mi dice fa che dobbiamo suonare. Ma dove? Alla spazzata prima? No, a Saronno, al fuori fuori, no! Oggi ho chiesto alla mia testa, o meglio a quello che ne resta, di lasciarmi perdere. Vincerò ogni resistenza e coprirò di indifferenza i suoi richiami all'ordine. Metto in pausa la vita per andare alla deriva, per far finta di niente da qualche altra parte. Ignorare cause, effetti, conseguenze, circostanze delle nostre esistenze. Lontano da tutto, lontano da tutti, senza niente da dire, da fare o da capire, e solo per un attimo dimenticare il mondo e le sue paure. Lontano da tutto, lontano da te. Pausa la vita per andare a fare un giro a tre passi da niente, per seguire la corrente, naufragare in questo mare di incertezze con l'idea di vivere in apnea. Lontano da tutto, lontano da tutti, senza niente da dire, da fare o da capire, e solo per un attimo dimenticare il mondo e le sue paure. Lontano da tutto, lontano da tutti, senza niente da dire, da fare o da pensare, e solo per un attimo dimenticare il mondo e le sue brutture, il mondo e le sue brutture. Grazie a tutti. Peculiare versione, mai provata e mai riuscita a questo punto. 0 su 1. E pazienza. Ok, il prossimo pezzo invece ve lo annuncio perché non abbiamo fatto scaletta, come nei migliori nostri concerti, quelli dove finiamo ubriachi, fradici. Il prossimo pezzo mi faccia pensare, signor Tambrani, signor Pise, una balla in maschera potrebbe essere. Balla in maschera, così lui non suona, fa spettatore attivo. Tanto come...
distanze da tutti i vostri me e dalla loro ipocrisia. E faccio buon viso di cattiva faccia per non turbare la vostra idea. Ma se mi guardo dentro niente è poi così evidente. E se mi guardo avanti c'è un futuro invadente che mi attende e mi giudica, allunga i tentacoli a togliere tutte le maschere, perché poi, prima o poi, dovremo guardarci tutti allo specchio. E scopriremo allora che l'apparenza è fragile in realtà, e basta una parola per ritrovarsene cocci in mano. Urla squarciagola fingendo una diversa verità, ma quante volte ancora dovrò ripetermi di essere né carne né pesce né niente. Procrastinare un'arte che paga a breve termine ma ha interessi multipli. Io che ne ho abusato, che sia giusto o sbagliato, e sono uscito illeso, almeno spero. Ma non è più il momento ormai di temporeggiare e rimandare al domani. Il domani è già qui, lasciamo un presente di calma apparente. Leviamoci tutte le maschere, perché poi, prima o poi, dovremo guardarci tutti allo specchio. Scopriremo allora che l'apparenza è fragile in realtà, e basta una parola per ritrovarsene cocci in mano. Urla squarciagola dicendo una diversa verità, ma quante volte ancora dovrò ripetermi di essere né carne né pesce né niente. Dovrò ripetermi di essere né carne né pesce né niente. Grazie mille. Il prossimo pezzo è un pezzo fuori stagione. Siamo a giugno, ormai è arrivata l'estate, fa un caldo pazzesco. Un po' di problemini, ma ci siamo, non perdiamo altro tempo. Loro sono i Morfeo Crolla. Un applauso, ragazzi, dai. Un applauso anche ai fonici che stasera stanno facendo un gran lavoro. Un applauso a tutto lo staff, siamo in vena di cose positive. Allora, ragazzi, dopo magari facciamo due chiacchiere con voi durante il cambio palco. Adesso vi facciamo suonare. Loro sono i Morfeo Crolla. Buona suonata. Capire, tra le piazze esplode un nuovo caso.
danno. Io mi sento grigio come fosse autunno. Tra le voci c'è la tua, io non so distinguere la mia. E basterà quel poco per sentirci simili, per stancarmi di quel che sono stato. Basterà quel poco per non riconoscerci. E te se non mi cambiamento, quel gusto di rivoluzione, ma vada che evolvi tanto per mantenere un'opinione. Passa un anno come passa un mezzo giorno, ti si abitua anche ad una pietra al collo, quando ogni silenzio tuo è una strada che entra in casa mia. Di una nuova, oh,
profonde senza aver giocato ancora, e ancora sto bosco a spiegare energia. Questo fuoco è un'alleluia che sanando ti consola. La tua schiena è un arco teso verso l'aldilà. Dentro il suo segreto brucerò. Vuole un po' di voce il quello, l'ultimo. Ah no, ad abbassarla, scusa, abbassarla. Questa si chiama Un prima e un dopo. Un po' di base. Siamo pronti a non tornare indietro, un prima un dopo, resto al vuoto di una predica, la via per la felicità rifiuta ogni retorica. Scorresse soltanto cause perse, e quell'obietà che spegne ogni polemica, la garanzia che tutto poi si dimentica. E non ti spieghi che sia toccata a te la pena di poter.
poterla riprendere e fare un tempo per cambiare regole. Se potete, la partita è finita ormai, adesso la musica deve vincere su tutto. Allora, voi siete le fate sono morte, fateci una breve cronistoria del vostro gruppo e perché vi chiamate così, perché insomma è un nome un po' particolare, no? Vai. Perché ci chiamiamo così, potete andarlo a cercare su www.lefatesonomorte.com, perché ci vuole un po' di... Lasciatemi sì, assolutamente. Niente, siamo insieme da 5 anni, giriamo un po' il Varesotto e anche qualcos'altro e niente, siamo arrivati qua a Benzilla a suonare. Bene ragazzi, allora ascoltate Le Fate Sono Morte, buona serata, buon concerto. Allora, nota bene, ci sono le magliette di Benzilla, di questa nostra bellissima iniziativa. Vedete la Laura che alza le mani in segno di vittoria. Acquistatela, ecco, volevo anche dirvi solo questo. In bocca al lupo, ciao ragazzi. Allora, dovrebbe essere presente Alicia Romanò, se non sbaglio. Alicia, facci un segno, ok? Ho sbirciato dalla scaletta Faranno Cosa Conta, che è la tua canzone preferita, quindi preparati, dedichiamola ad Alicia poi. Yeah. Ah, ok. Niente ragazzi, allora, siete pronti? Bassista, violinista, sei pronto? Devi pisciare? Vabbè, dai, aspetterai. Mezz'oretta tanto. Niente, allora, con gli Edera chiudiamo, grazie a tutti per essere venuti. Aspettate ovviamente ad andare a casa perché prima ci sono gli Edera. Ci vediamo domani, mi raccomando, venite anche domani perché Benzilla ha bisogno di voi. Grazie ancora, buonanotte, forza Edera! Crocifisso sotto giacca e cravatta, mano sul contante, mano che contratta, giostre in disuso, libri per terra, e che senza ritegno una vita si compra, e che senza ritegno una vita si compra, e che senza ritegno una vita si compra, una vita si compra, l'anima s'acquista, una vita si compra, l'anima s'acquista, una vita si compra, l'anima s'acquista, piccoli occhi ignari,
finti, occhi dipinti, sospinti da loro padri e i padri dalla rosa spinti. La Thailandia svende figli e i vermi fanno la coda coi santi. Il mostro ti ha teso la mano, il mostro gira indisturbato, ci fisso sotto giacca e cravatta, valigia che scotta, valigia luce rossa, giochi di abuso e anime nell'ombra, e chi senza ritegna una vita si compra. Una vita si compra, l'anima si acquista, la vita si compra, l'anima si acquista. Si compra, l'anima s'acquista, la vita si compra, l'anima s'acquista, una vita si compra, l'anima s'acquista, la vita si compra, l'anima s'acquista, una vita si compra, l'anima s'acquista, piccoli occhi ignari, finti occhi dipinti, sospinti da loro padri e i padri dalla rosa spinti. Cosa conta?
beve l'ingresso dell'Irish pub. L'importante è che l'indiano stringa l'interruttore di prossimità. L'importante è che il cinese pulisca come si deve l'ingresso dell'Irish pub. L'importante è che l'indiano stringa l'interruttore di prossimità. Oh! L'importante è che il gregge fluisca. L'importante è che il bronco fluisca. Siamo qui per ucciderci. Sono quel che qualcuno ricorderà. Ma come tutti sarò un vecchio da bar. L'importante è che mia madre cucini con gli ingredienti della pubblicità. L'importante è che la nonna si giochi la sua pensione di invalidità. L'importante è che mia madre cucini con gli ingredienti della pubblicità. L'importante è che la nonna si giochi la sua pensione di invalidità. Oh! L'importante è che il gregge annuisca. L'importante è che il bronco annuisca. L'importante è che il gregge annuisca. L'importante è che il bronco annuisca. Chiede impegno il lavoro, avviene tutto all'interno di uno stesso stato, seguaci dal dire basta, chinati dalla casta, avviene tutto all'interno di un arcaico stato. Povero chi studia e chi sogna il proprio bene, perché lì a suo discapito ci rimane pensieri di sangue e sangue senza bene. Di famiglia che piange! Con il suo dovere avviene tutto all'interno di uno stesso stato, avviene tutto all'interno di uno stesso stato. Inganno
inganni astuti, progetti oscuri. Avviene tutto tra i confini di stati civili. Ci vogliono storditi, deboli e pacati all'interno dei diritti eternamente obiettati. La bocca della serpe è assetata a fame, una fame per la fine di uno stato civile. Questa è terra Dio o è terra del denaro? Questa è terra Dio o è terra del denaro? Avviene tutto all'interno di uno stesso stato. 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 Questa è terra Dio o è terra del denaro? Sta sulla bocca di tutti. Siamo come cani che amano i loro maltrattatori. Perché sono solo. Che tristezza la gente dietro le tende delle finestre. Durante i cortei contro le cose ingiuste. Siamo come cani
loro maltrattatori. Perché l'uomo è una bestia e non si conosce mai abbastanza. L'uomo calpesta sempre strade lorde di menzogna. Grazie molte. Solo una cosa, siamo molto contenti per l'Italia, ma per favore un applauso per tutti i gruppi che non l'hanno preso l'applauso, veramente. Applausi, che eravamo tutti a vedere la partita. Thank you.
teatro di maschere tossiche. Dietro le vetrine si nasconde una luce abbagliante che tanto attrae me. Mattino cosmetico, pomeriggio cane parco, il mio capello è immobile e i suoi occhi in lacrime. Animali gridare, sto per avvertire uccelli cadere. Le mie azioni quotidiane rendono il sistema peggiore. Voglio scendere per strada per respirare l'aria e vomitare il peggio di me che tanto mi attrae. Il miglior difetto dei popoli è quello di essere poveri. Il peggior difetto dei popoli è quello di essere inconsapevoli. Il miglior difetto dei popoli è quello di essere poveri. Il difetto dei popoli è quello di essere inconsapevoli. Il miglior difetto dei popoli è quello di essere poveri. Il peggior difetto dei popoli è quello di essere inconsapevoli. We'll be right back.
squisitamente. Parole, voce, e se non bastasse, chi già c'è pronto a mettere? Oh, suoni di Kalashnikov, è quello che sentono. Suoni di Kalashnikov, è quello che odono. Suoni di Kalashnikov, è quello che sentono. Suoni di Kalashnikov, è quello che odiano. Ma come fa la tua melodia? Ho visto uomini scongiurare contro il sole, ho visto donne pregare dal dolore. È quello che sentono. Suoni di Kalashnikov, è quello che odono. Suoni di Kalashnikov, è quello che sentono. Suoni di Kalashnikov, è quello che odiano. Sguardi odio, è quello che temono. Sguardi odio, è quello che acquisiscono. Sguardi odio, è ciò di cui si nutrono. Sguardi odio, è quello che odiano. Ma come fa la tua melodia? Ho visto uomini scongiurare contro il sole, ho visto donne pregare dal dolore. Ma lasciala la tua avidità. Esisterà dalle feste di un mandane, esistono uomini che nel dolore sanno affogare. We'll be right back.
Ciao, grazie.